Ed è senz'altro giovane, ma brava e competente, la prossima ospite di Pane al Pane in collegamento su Skype è Giulia Pastorella di Più Europa. Cara Giulia, che bello vederti. Buonasera a tutti. A distanza, ma anche te aspettiamo presto qui in studio. Appena potrò tornare, volentieri. Io ho deciso di non tornare per non caricare ulteriormente il sistema sanitario nazionale. Ho scelto di vivere all'estero, mi beccherò il sistema sanitario belga, speriamo in bene. Ma sì, dai, pensiamo positivo. Di cosa ci tocca parlare oggi? Di quanto sia meravigliosa questa riscoperta delle tecnologie e del digitale in Italia, proprio nel giorno in cui trend topic su Twitter, questa figura ormai mitologica, Luciano V. Non citiamo il cognome perché anche esatto. L'homepage delle testate online l'hanno poi tolto. Cosa è successo? Mentre il sito dell'INPS crollava, battuto da 100 richieste al secondo di bonus per il Covid, il sito rimandava probabilmente per un bug alla pagina di questo signore che è un cittadino italiano, ma non solo la sua, a quella di altri cittadini con nome, cognomi, dati personali, dati sensibili, dati fiscali. Cosa gravissima. Prima di darti la parola ti dico anche cosa ha dichiarato il Premier Conte su questo. Avrebbe parlato di un hackeraggio del sito web dell'INPS, ipotesi confermata dal presidente Tridico, presidente dell'INPS, che ha dichiarato: abbiamo ricevuto nei giorni scorsi e anche stamattina violenti attacchi hacker. Per ora abbiamo sospeso il sito e ovviamente abbiamo anche informato le autorità di sicurezza nazionale, polizia e ministri vigilanti. E poi anche il garante della privacy è intervenuto, definendo questo data breach un fatto gravissimo e aggiungendo: siamo molto preoccupati. Allora, cara Giulia Pastorella, ti chiedo, vogliamo tracciarci con le app per combattere il virus e con questa sicurezza? Ottima domanda. Intanto c'è da capire se sia veramente questione di hackeraggio o sia una falla del sistema nella sua costruzione, perché alla fine, se sarà un hackeraggio, per legge l'INPS dovrà dichiararlo sia alla polizia postale che ovviamente dichiarare quali dati sono stati rubati, eccetera. Quindi, se così sarà verificato. Gli esperti sembrano pensare più che no, che sia semplicemente un problema di come è stato costruito questo sistema. Ora, la domanda è: avendo saputo da più o meno 10 giorni, no, quando è stato stabilito che ci sarebbe stato questo bonus, è vero che è un tempo breve per mettere insieme tutto quello che si deve, ma è un tempo abbastanza lungo per due cose, secondo me. Proprio a livello comunicativo, per evitare che fosse percepito come un click day e che quindi si ammassassero tutte le richieste, come invece è stato, e lì c'è stata una confusione, credo, come molto spesso durante questa crisi c'è stato un comunicare qualcosa, poi tirarselo indietro, poi non si sa, no? Come si diceva prima, di quelli che possono uscire o non possono uscire, non è stato chiaro. E lato tecnico è capire cosa è successo. Ora è colpa degli sviluppatori, che alla fine saranno quelli che ci perderanno probabilmente il lavoro se non la testa, ma io direi che la responsabilità deve essere portata un pochino più in alto. Quindi si vedrà che cosa succederà. Certo è che ci si aspetterebbe da un servizio pubblico, essendo un fondamentale, che ci sia più attenzione ai dati dei propri cittadini. Riguardo alla tua domanda sul tracciamento, questa è precisamente una delle perplessità, insomma, che non sono solo i difensori della privacy, sono proprio i difensori della razionalità e del fatto che i dati dei cittadini non devono essere messi in database che sono così facilmente non gestibili, ingestibili, e quindi le perplessità erano da una parte sul modello in sé, quindi se vuoi possiamo parlarne di quale app, che tipo di tracciamento, che tipo di tecnologia, eccetera, ma anche se lo Stato italiano sia effettivamente in grado di gestire questi dati che noi eventualmente daremmo, perché si fa sempre riferimento ad altri paesi che hanno utilizzato la tecnologia in maniera efficace, ma sono paesi che la utilizzano innanzitutto molto di più e in maniera molto più controllata. Ecco, l'impressione è che soprattutto sulle questioni di cyber e di protezione dei dati l'Italia stia ancora un po' alle prime armi, se posso permettermi. Anche perché pensa se invece dei dati fiscali, delicatissimi senz'altro anche quelli, fossero comparsi dati sanitari, ad esempio quelli che chiede l'app di Regione Lombardia con un payoff senz'altro incoraggiante, cioè caccia al Covid, ma davvero non si deve trasformare in una caccia all'uomo, ecco. Però ti dico questo, qualcosa di positivo l'ha portata questa emergenza alla politica, e quindi è una cosa che riguarda anche te. D'ora in poi i politici dovranno parlarci di queste soluzioni tecnologiche e dovranno dirci cosa ne pensano a riguardo. E so che nel vostro partito, ma non solo in quello, ve ne occupate già da tempo.
Sì, noi è da tempo che ci pensiamo ed è sicuramente un tema che da quando è scoppiata la pandemia è veramente all'ordine del giorno, nel senso che c'è chi parla di modello coreano, di modello taiwanese, ci sono appunto app regionali o addirittura locali che sono sviluppate. Io vorrei in realtà portare l'attenzione ancora una volta, sarà per il nome del mio partito o comunque per il mio atteggiamento, che soluzioni di questo tipo sono in questo momento sviluppate a livello europeo. Di cosa parlo? Parlo di una nuova soluzione proposta da 8 Stati membri, tra cui ricercatori di 8 Stati membri, tra cui l'Italia, che permette di mantenere la privacy e al contempo di avere un tracciamento utile. Perché? Perché nelle discussioni che ho avuto in questi giorni si parlava sempre di una dicotomia o di quasi un trade-off, no? Cioè o è la privacy o è la sicurezza. In realtà c'è modo per ottenere un tracciamento appropriato attraverso una tecnologia Bluetooth. Che è molto meno invasiva di altre ed è soprattutto anonimizzabile e si può fare, si può crittografare. Questa soluzione che hanno proposto a livello europeo non per niente sono i capofila, diciamo, sono dei tedeschi, che è il paese in cui la privacy è tenuta più in alta considerazione, che hanno trovato che appunto la sicurezza e la privacy non sono necessariamente antitetiche. Quindi il primo punto che mi sentirei di fare è che anche nelle discussioni politiche italiane sarebbe bene che con un minimo di cognizione di causa si riuscisse a capire che non è che ci dobbiamo per forza trasformare nella Cina per poter utilizzare la tecnologia in maniera utile. La seconda cosa è che la politica non può prescindere da come dire, da una conoscenza tecnica o comunque una conoscenza maggiore di quello che è adesso. Abbiamo visto ieri, no, non so quanti gruppi di lavoro che la ministra Pisano ha messo insieme per sviluppare una soluzione, spero a breve termine, per questa questione di app e di tecnologie da usare. Nel frattempo, però, come ricordavi giustamente tu, la Lombardia ne ha uno, Bergamo ne ha un altro, non so che altra regione. Quindi, un po' come in tutte le risposte a questa crisi. Anche a livello tecnologico siamo un po' penalizzati dal fatto che ciascuno va un po' per conto suo, che è un problema perché l'effettiva applicazione di queste app funziona meglio, ovviamente, più ci sono persone che le downloadano, più ci sono persone che la usano. Se un consumatore si ritrova ad avere una scelta tra 5 app diverse per la propria zona o per quello che deve essere fatto, ovviamente l'efficacia è meno perché ci sono meno dati, banalmente, perché le persone insomma, avranno abbastanza una confusione di capire qual è quello ufficiale, qual è quello non ufficiale, eccetera. E da ultimo è anche una questione di incentivi ed è una questione di a che punto della pandemia si è arrivati, perché quelli che dicono che bisogna utilizzare il modello coreano, in realtà gli epidemiologi sono abbastanza contrari, dicono che quel modello lì di uso della tecnologia si abbinava necessariamente a una alta quantità di tamponi, alta quantità di controlli che non sono più effettuabili né sensati al punto in cui l'Italia è arrivata della pandemia. Quindi innanzitutto non c'è un modello tecnologico, un'app magica che possa funzionare per tutti i paesi, per tutte le civiltà, per tutti i livelli di pandemia. E seconda cosa, che incentivi? Cioè, se si andrà per esempio verso una riapertura graduale, no, delle attività produttive o diciamo, delle libertà degli individui, quello potrebbe essere un incentivo interessante affinché le persone utilizzino queste app e facciano self-reporting, quindi che raccontino il loro stato di salute volontariamente, però ci deve essere anche un buon incentivo. Quindi io direi che perché queste app funzionino, i politici, è il loro compito, non è il compito dei tecnici, è il loro compito capire come incentivare i cittadini a utilizzarla al meglio, nel rispetto della privacy. E rassicurandoci dunque. L'ultima domanda prima di salutarci riguarda una notizia che abbiamo dato poco fa: progetto Sure per sostenere il lavoro con una strategia finalmente europea. So che il tema ti è caro, se non ricordo male. Carissimo tema, un tema che ho portato avanti durante la mia campagna elettorale delle europee ed è un tema che in questo momento è particolarmente importante per due motivi. Uno è il motivo, diciamo, pratico, no? Un sostegno a coloro che perderanno il lavoro è sicuramente, insomma, benvenuto, non c'è niente da dire. Ma quello che è anche molto importante è il valore simbolico che questo ha in un momento in cui c'è una grande confusione su chi siano veramente i nostri amici e chi siano i nostri nemici. Questa retorica pro-Cina che
insomma non necessariamente giustificata, perché se andiamo a vedere i numeri anche delle mascherine, dei dispositivi di protezione diciamo individuale, l'Unione Europea e gli Stati ne hanno date molto di più all'Italia, ma per qualche motivo c'è questa idea che invece la Cina sia la nostra salvatrice. Hanno comprato dei bot con cui fare propaganda online, non so se hai letto l'analisi pubblicata da Forbes. Anche la Russia, vabbè. Sì, no, come sempre dicevamo. No, quindi è molto importante anche a livello simbolico che l'Europa faccia sentire la sua voce in un ambito che di solito non è tanto un ambito di politiche europee, nel senso che l'Europa si limita più, certo che tutti ci aspettiamo che la BCE agisca, che sulla politica monetaria sia molto forte, ma quello che è sempre stato rimproverato all'Europa è la mancanza di un'Europa sociale cosiddetta, no? Un'Europa che si occupi delle persone, non solo delle persone diciamo in quanto lavoratori o in quanto merci, coloro che scambiano alle merci. Quindi è un segnale molto importante. 100 miliardi certo potrebbero essere di più, ma come può sempre essere di più, anche se 100 euro per le partite IVA potevano essere molti di più se vogliamo equipararli ad altri lavoratori, ma si fa quel che si può. Quindi un segnale molto importante che io non posso che accogliere veramente con un grande sorriso. Prima di parlare con te, Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia, ci ha detto: mi riservo di leggere la bozza perché insomma pare si parli espressamente di Italia e Spagna, ma mi pare di capire che tu sia fiduciosa. Ma sicuramente da quello che ho letto anch'io, dalle dichiarazioni della von der Leyen e così via, è stato pensato primariamente, principalmente nell'immediato per quei paesi che ne hanno più bisogno, nel senso che è come se, passatemi il paragone, è come se i 600 euro fossero richiesti anche da quelle partite IVA che magari non ne hanno bisogno perché guadagnano i miliardi. Ecco, io mi auguro che con un minimo di coscienza civica questo non succeda. Mi giungono voci che non è così, ma vabbè. Quindi l'idea di un sussidio di disoccupazione, l'importante è mettere in piedi lo strumento, poi si vedrà, magari un domani, io non lo auguro a nessun altro paese, ma che, non so, la Repubblica Ceca, che tra l'altro ci ha mandato anche mascherine l'altro ieri e compagnia, se ne avrà bisogno la Repubblica Ceca, sarà la Repubblica Ceca. Quindi non ci vedo una discriminazione, al massimo una discriminazione in positivo, ma se si lamentano pure di quelli, Fratelli d'Italia, francamente. Allora, Giulia Pastorella, Più Europa, un abbraccio virtuale a distanza, buon lavoro e buona continuazione. Ciao Nicoletta, a presto.